Buongiorno a tutti, ben ritrovati in diretta dagli studi di Padre Pio TV. Al mio fianco Maria Pia Picciafuoco. Buongiorno e ben trovati, grazie Tony, il nostro Tony Augello, dunque sempre in forma anche nel sostenermi quando ho qualche dubbio su parole, citazioni, santi. Oggi è Santa Elisabetta, lo avete già sentito perché immagino che abbiate cominciato la Santa Giornata partecipando alla celebrazione delle 7:30, ma in ogni caso oggi siamo un po' di corsa perché abbiamo tanti ospiti, tante cose da raccontarvi. E quindi vogliamo immediatamente, per chi ancora non la conoscesse, ritrovare questa meravigliosa santa del calendario liturgico che ci fa conoscere meglio il nostro Fra Italo, Sant'Agostino. Pace e bene, ben ritrovati anche oggi, 17 novembre, noi ricordiamo Santa Elisabetta d'Ungheria e ascoltiamo la sua storia. Elisabetta, figlia del re Andrea II d'Ungheria e di Gertrude di Merano, discendente da Carlo Magno, nacque nel 1207 nel castello di Bratislava. Nel 1211 lasciò la corte paterna per essere cresciuta nella famiglia del futuro sposo, Ludwig. Con il fidanzato si instaurò un profondo legame di affetto e amicizia che culminò con le nozze nel 1221. Si manifesta presto in Elisabetta una profonda spiritualità, caratterizzata dall'aderenza alla volontà di Dio, unita al disprezzo per le ricchezze e le vanità del mondo. La pietà e la carità di Elisabetta erano grandi, ma non sempre condivise dalla famiglia. Elisabetta si distinse subito per la sua attività caritatevole, svolta nel pieno rispetto del suo ruolo. Le azioni caritatevoli di Elisabetta erano molteplici, dall'assistenza ai malati all'offerta di cibo. È noto l'episodio, molto ripreso dall'iconografia della santa, che narra di un giorno in cui Elisabetta, portando i poveri del pane dentro al suo grembiule, incontrò il marito. Egli le chiese cosa tenesse nel grembiule, Elisabetta ne lasciò i lembi e scesero, invece del pane, magnifiche rose fresche. L'incontro di Elisabetta con la spiritualità francescana avvenne tramite alcuni frati minori giunti in Germania a portare il messaggio di Francesco, accolti dai signori di Turingia, che li aiutarono e fecero edificare per loro una cappella. Sull'esempio francescano, la sua carità si indirizzò anche verso i lebbrosi. La tradizione riferisce che la sua carità si fosse spinta al punto di ricoverarne uno nel proprio letto. Nel 1224 il marito si unì alla crociata indetta da Onorio III, lasciando l'amministrazione del feudo alla moglie. Nel terribile inverno del 1225, in cui l'Europa fu flagellata da allagamenti, carestia, peste e vaiolo, Elisabetta cercò di far fronte alla situazione e di soccorrere i bisognosi. Nel settembre 1227 il marito Ludwig morì a Otranto. La notizia raggiunse Elisabetta in ottobre, poco dopo il terzo parto. Si riferisce che esclamò: «Il mondo e le sue gioie sono ormai morti per me». Così Elisabetta conobbe e amò Cristo nei poveri, incominciò presto a distinguersi in virtù e santità di vita. Distribuiva con larghezza i doni della sua beneficenza non solo a coloro che ne facevano domanda presso il suo ospedale, ma in tutti i territori dipendenti da suo marito. Arrivò al punto di erogare in beneficenza i proventi dei quattro principati del marito e di vendere oggetti di valore e vesti preziose per distribuirne il ricavato ai poveri. Aveva preso l'abitudine di visitare tutti i malati personalmente due volte al giorno, al mattino e alla sera. Si prese cura diretta dei più ripugnanti, nutrì alcuni, ad altri procurò un letto, altri li portò sulle proprie spalle, prodigandosi sempre in ogni attività di bene. Nell'estate del 1228 Elisabetta costruì l'ospedale francescano di Marburgo. Si dedicò senza sosta alle sue opere fino alla morte, avvenuta il 17 novembre 1231. Santa Elisabetta, donna nobile, lei figlia di Andrea, re di Ungheria. Si sposerà presto, a 14 anni, a 15 è già madre, a 20 già vedova. Ecco che cosa scrive di lei Francesco de Sales. La sua devozione crebbe tra le feste e le vanità.
cui la sua condizione sociale la espose. Quindi vediamo questa devozione, la devozione di questa santa, crescere in un ambiente particolare, quello delle feste, quello dei fasti di corte, non sempre di luoghi raccomandabili per l'esercizio della moralità. E continua: i grandi fuochi sono alimentati dal vento, mentre quelli piccoli sono estinti se non protetti da questo. Ecco, lei aveva questa grandissima passione, questa grandissima forza che è esplosa poi anche in questo contesto che le remava contro. E questo ci deve fare tanta forza, perché anche noi magari a volte ci sentiamo squalificati dal nostro punto di partenza. A volte le nostre origini umili possono farci pensare di non avere opportunità o averne di meno rispetto ad altre persone. Con Cristo questo non è vero. Nel campo della fede questa è una bugia, un'illusione incredibile che dobbiamo veramente scacciare come una grande tentazione. Non ci sono origini oppure capacità che non possiamo avere che possano ostacolare l'azione di Cristo nella nostra vita. Corriamo verso la santità, non facciamoci fermare da nessuno di questi ostacoli banali. Perché? Perché la grazia di Cristo supera ogni ostacolo, quindi è solo una questione di scelta e di volontà anche nostra. Certo, forse non diveremo santi grandi nella carità come Santa Elisabetta di Ungheria, ma comunque la vogliamo vicino e la vogliamo come maestra nella nostra vita. Santa Elisabetta, prega per noi. C'è un'espressione che tutti conosciamo, peregrinatio Mariae, perché tante volte anche qui a San Giovanni Rotondo abbiamo avuto la gioia di statue, effigi legate appunto alla Vergine. E noi oggi abbiamo da parlarvi delle ultime tappe di una peregrinatio della statua della Vergine di Lourdes, che è per antonomasia colei dalla quale tutti coloro che insieme con l'unità si recano appunto in questo luogo a chiedere la grazia hanno particolarmente cara. Perché abbiamo scelto la giornata di oggi nell'ambito di parecchi giorni possibili che potevamo scegliere? In quanto, caro Toni, quest'anno è il 60° anniversario della morte di Giovanni XXIII, un altro Papa Santo. Non sempre io metto il titolo ufficiale quando parlo di questi personaggi meravigliosi. E allora, siccome appunto la Vergine, dopo Milano, Lecco, Como, tante altre tappe lombarde per arrivare poi da domenica in Piemonte, fa tappa anche nel luogo che ha dato i natali a Giovanni XXIII, noi siamo collegati proprio con Sotto il Monte e abbiamo il referente dell'Unitalsi per Bergamo e provincia, che ringrazio subito per la sua disponibilità mattutina. Buongiorno, buongiorno. E con noi Ezio Limonda, presidente Unitalsi Bergamo. Buongiorno, presidente. Buongiorno a tutti. La cosa più bella che lega la Madonna di Lourdes a questo grande uomo e Papa? Innanzitutto Papa Giovanni è stato sempre presente già dalla fondazione dell'Unitalsi, perché nel 1903 lui era già segretario di Monsignor Radini Tedeschi, che poi divenne vescovo di Bergamo. Monsignor Radini Tedeschi è uno dei soci fondatori dell'Unitalsi, e diventando vescovo di Bergamo con Papa Giovanni che era il suo segretario, hanno iniziato i primi pellegrinaggi a Lourdes nel 1905. Piccola interruzione di collegamento. Ma intanto allora, stiamo vedendo sito internet dedicato appunto anche alle vicende di Papa Giovanni XXIII e il suo forte legame con la nascita dell'Unitalsi, inizio secolo XX, dunque ci stava dicendo il nostro Ezio Limonta, può proseguire perché mi sembra di rivederla. Oggi è una bella giornata, abbiamo anche intravisto il cielo azzurro a Sotto il Monte. Quanti eventi sono previsti in queste giornate? Mi sembra che il collegamento sia appena interrotto. Sia caduto di nuovo. Maria Pia, intanto abbiamo visto la locandina con le varie tappe di questa
Peregrinazio Marie. Sì, oltre a questo che citavo abbiamo anche immagini dei giorni scorsi, appunto, perché ho citato già Lecco, Como, Milano, ma c'è stata anche, ci sarà anche Caravaggio, c'è stato Sondrio, insomma una Lombardia sicuramente mariana. È tornato il nostro ospite, a lei Limonta. Quindi dicevo che Papa Giovanni è sempre stato presente già dall'inizio della fondazione dell'Unitalsi. Lo vediamo come segretario di Monsignor Radini Tedeschi nel 1905 ad accompagnare gli ammalati a Lourdes, nel 1908 nel grande pellegrinaggio dell'Unitalsi di Bergamo a Lourdes con gli ammalati, e poi il Papa si è recato per altre 12 volte prima di diventare Papa a Lourdes. L'ultima volta fu nel 1958, il 25 di marzo, quando consacrò la Basilica di San Pio X. Pensate che Papa Giovanni, quando lui era nunzio apostolico a Parigi e veniva informato da Bergamo che sì, il pellegrinaggio all'Unitalsi con gli ammalati arrivava a Lourdes, lui si recava a Lourdes per aspettare gli ammalati, per riceverli e fargli un po' di compagnia, perché comunque lui si sentiva unitalsiano. Molto bello. La stessa cosa l'ha fatta. Molto bella questa immagine, sì, dicevamo. Sì. La stessa cosa la fece anche quando divenne Papa, perché si è recato in uno dei santuari dell'Unitalsi, quelli che noi, dove noi andiamo sempre, Loreto. L'ultimo, certo. Il primo e ultimo viaggio che ha fatto fuori, diciamo, dal Vaticano è stato Assisi e Loreto. Giusto. Questo per dirvi questo Papa quanto fosse vicino all'Unitalsi. Il famoso memorabile viaggio in treno, di cui appunto ci sono immagini meravigliose. Sì. Infatti, per cui quando dalla Lombarda ci hanno chiesto di ospitare la Madonnina qua a Bergamo, per noi è stato normale pensare al santuario di Papa Giovanni sotto il monte. Ieri abbiamo ricevuto la statua, la ospitiamo tutto il giorno oggi, poi questa sera la portiamo a Bergamo, nell'ospedale di Bergamo dedicato a Papa Giovanni, quindi rimarrà fino a domani anche lì, perché comunque è sempre la presenza del Papa e della Madonnina presso gli ammalati. Molto bene. E noi invitiamo tutti gli amici della Lombardia che ci seguono a partecipare a questi eventi, perché come avete appena ascoltato sono ricchi di storia, di motivazioni particolari, sia storici che spirituali, che ci spingono a partecipare. E poi ci sarà appunto da domenica il Piemonte, ma visto che ho mezzo minuto, le volevo chiedere, Limonta, anche a margine di questo anno speciale per Bergamo e Brescia, in cui siete state appunto città segnalate per la cultura, che cosa avete dato di particolare voi dell'Unitalsi a questo anno così straordinario? Ma guardi, noi abbiamo cercato di farci conoscere a tutte le persone che normalmente ormai col passare degli anni magari si sono un po' allontanate dall'Unitalsi, quindi ci stiamo facendo conoscere con l'esempio. Partecipiamo a tutti gli eventi, partecipiamo insieme a Brescia, cerchiamo di fare le cose appunto insieme, perché come dicevo l'anno della cultura riguarda sia Bergamo che Brescia, quindi l'Unitalsi Bergamo e Brescia. E riguarda anche, caro Tony, quel cambiamento culturale che dicevamo riguardo appunto ai diversamente abili. Ne parlavamo e ne parleremo spessissimo qui a Padre Pio TV. La ringraziamo molto di questo collegamento. Grazie. Un saluto a tutti voi. E l'augurio di un buon lavoro per le vostre attività. Grazie mille, grazie. È il momento di dare la linea alla regia, è già pronta dall'altra parte dello studio Paola Russo per gli aggiornamenti. Dunque è giunto il momento dell'informazione, noi cediamo subito la linea alla nostra Paola Russo.
Grazie Tony, buongiorno a te, buongiorno a Maria Pia, naturalmente buongiorno ai nostri amici telespettatori. Allora, visto che non ci sono ultima ora di significativo rilievo, allora andiamo nelle pagine interne dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo con un resoconto di quello che è stato il vertice tra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping. Passi avanti, resta un dittatore, Biden gela Xi, ma andremo a vedere anche i dettagli della dichiarazione del presidente americano. E allora, nelle quattro ore di bilaterali con il presidente cinese, un bilaterale che si è tenuto a San Francisco, il giorno prima definite costruttive e produttive, Biden ha chiarito di voler evitare che la competizione tra le due superpotenze si trasformi in conflitto, ma ha ribadito anche che la rivalità non verrà meno. E ieri ha illustrato i piani di competizione economica nel cortile di casa di Pechino, che è il primo partner commerciale di molti dei paesi presenti a questo vertice. La sera precedente Biden ha definito Xi un dittatore, non erano dichiarazioni preparate, ma soffermandosi a rispondere a domande fuori programma da solo in conferenza stampa, si è sentito chiedere da un giornalista: definirebbe ancora Xi un dittatore? E Biden ha replicato: beh, è un dittatore nel senso che gestisce un paese che è comunista e che è basato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra. Comunque abbiamo fatto progressi. In quel momento il segretario di Stato americano Anthony Blinken, in prima fila, è apparso a disagio per un attimo. A giugno, quando Biden definì Xi un dittatore, fece infuriare i cinesi, anche se ciò non hanno fermato i negoziati che poi hanno portato al loro incontro a San Francisco. E il Ministero degli Esteri di Pechino, senza nominare Biden, definisce le sue parole estremamente sbagliate, una manipolazione politica irresponsabile. Allora, entrambi i leader sono, come scrive in questo pezzo l'inviata del Corriere Viviana Mazza, sono arrivati in California con l'intenzione di cercare di ridurre le tensioni ed entrambi i paesi hanno annunciato due accordi. La ripresa delle comunicazioni militari tra i ministri della difesa e ad altri livelli e l'impegno di Pechino a ridurre l'esportazione di precursori chimici per il fentanyl. In cambio Washington rimuoverà le sanzioni su un istituto legato alla repressione degli uiguri, ma le aree di cooperazione sono limitate. Quando Xi ha lamentato la restrizione dell'export dei chip, gli è stato risposto che l'America non fornirà tecnologie utilizzabili per scopi militari. Non c'è l'accordo sull'impedire l'uso dell'intelligenza artificiale nel comando e controllo degli arsenali nucleari, anche se il team dei due paesi si impegnano a parlare. E Biden è stato anche cauto nella scelta delle parole sul tema più caldo, quello appunto che riguarda Taiwan, e la questione più grossa e potenzialmente pericolosa nelle relazioni Stati Uniti-Cina, ha detto Xi appunto nel bilaterale, esprimendo la preferenza per una riunificazione pacifica, ma passando a parlare delle condizioni in cui potrebbe esserci un potenziale uso della forza, secondo fonti della Casa Bianca. Biden ha ribadito di voler risolvere le tensioni nello stretto in modo pacifico e di non appoggiare l'indipendenza dell'isola, ma ha respinto la richiesta di smettere di armare Taiwan. Bene la pace, ha concluso Xi, ma prima o poi bisognerà trovare una soluzione. Lasciamo questo argomento perché passiamo su una notizia che riguarda più l'Italia, perché ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge che vieta la produzione e la commercializzazione di cibi e mangimi animali di carne coltivata e con 150 voti a favore, 53 contrari e 34 astenuti. Dunque sarà vietato d'ora in poi anche chiamare carne, bistecche, cotoletto o burger i prodotti che le imitano. Da 10 a 60 mila euro le sanzioni, ma resta consentita la ricerca. Un provvedimento bandiera per il ministro della sovranità alimentare Lollobrigida, che esulta: c'è un governo che rispetta gli agricoltori. Siamo orgogliosi di essere la prima nazione del pianeta a varare un provvedimento in materia. Noi vogliamo
con cibo per tutti, non solo cibo per tutti. E il no alla carne coltivata giunge al termine di una giornata di tensioni, contrari Movimento 5 Stelle più Europa, perché si parla anche di un dato che riguarda la città di Singapore. Vediamo in questo schema del Corriere della Sera: diversi paesi al mondo hanno approvato la vendita commerciale di carne coltivata, il primo è stato proprio Singapore nel novembre del 2022. Anche gli Stati Uniti hanno dato via libera alla produzione, di cui per ora si occupano due aziende, ok alla produzione ma non al consumo. E l'Unione Europea, qual è il ruolo dell'Europa in tutto questo? Potrebbe autorizzare carne coltivata e contestare la misura italiana, anche in riferimento alle regole del mercato interno, che appunto l'Europa potrebbe dire sì alla commercializzazione, quindi in Italia potrebbe non prodursi, però potrebbe essere commercializzata. E c'è anche un'intervista di Margherita De Bac a Laura Di Renzo, direttore della Scuola Scienza dell'Alimentazione di Tor Vergata, e Cesare Gargioli del Laboratorio Cellule Staminali Ingegneria Tissutale. Vengono poste appunto alcune domande su questa questione. La prima, quella un po' più semplice, che cos'è la carne coltivata, ne rispondono: non c'è niente di sintetico in questa carne, che viene prodotta a partire da una cellula animale prelevata con una biopsia e poi coltivata in laboratori con l'utilizzo di fattori naturali di nutrimento. Alla domanda "la carne coltivata è sicura?", dal punto di vista della procedura è un alimento sicuro, non contaminato. Ancora non conosciamo invece l'effetto a lungo termine sulla salute, in quanto in commercio solo in alcune parti del mondo e in alcuni anni. E poi ancora: ci sono progetti di studio in Italia, rispondono che all'Università di Tor Vergata il Dipartimento di Biologia è in corso un progetto per ottenere carne coltivata strutturata, ad esempio una bistecca con stampante tridimensionale. Andiamo adesso sull'Avvenire, andiamo un pezzo firmato da Nello Scavo, inviato in Medio Oriente, in particolare a Gerusalemme, per l'Avvenire. Il sindaco di Betlemme: niente luci a Natale. E, le autorità del comune palestinese: sono stati cancellati gli addobbi in onore dei martiri e in solidarietà con la nostra gente nella striscia. Regolari invece le messe e le celebrazioni. Il sindaco di Betlemme, il professor Anania, aveva convocato un incontro per discutere le disposizioni del periodo natalizio e così è stato deciso di limitare le attività extra religiose in solidarietà con le vittime di Gaza. Una decisione che non mancherà di suscitare polemiche, poiché nelle dichiarazioni pubbliche non viene fatta menzione dei civili uccisi da Hamas in Israele. All'incontro di Betlemme hanno preso parte anche sindaci di città palestinesi vicine, oltre a chierici, responsabili dell'ordine pubblico, rappresentanti del gruppo di scout ortodossi siriani e diversi esponenti politici locali. Le celebrazioni liturgiche seguiranno il calendario, ma senza alberi di Natale né luci colorate nei luoghi all'aperto. Secondo stime del 2020, nelle tre città del governatorato di Betlemme i cristiani sono circa 33.000, circa uno ogni cinque residenti. A causa del conflitto non arrivano più pellegrini e le prospettive per una ripresa economica sono molto lontane. Lasciamo l'Avvenire, andiamo, visto che abbiamo ancora qualche minuto, o meglio torniamo, andiamo sulla Repubblica, il supplemento dedicato a Fare Finanza. C'è un pezzo molto interessante ed è la fotografia scattata dalla terza edizione del rapporto Edison Censis, che sembra segnare un punto di non ritorno nella relazione tra gli italiani e la sostenibilità, perché il 71% degli italiani dichiara infatti che continuerebbe ad adottare uno stile di vita orientato alla riduzione dei consumi anche in vista di una diminuzione dei prezzi. Siamo davanti ad una rivoluzione copernicana del paradigma energetico. E allora, andando un po' nel pratico, quali sono i dati? La sobrietà entra nelle pieghe del quotidiano italiano. Tra i comportamenti per tagliare gli sprechi, le famiglie adottano alcune regole cardine, come ad esempio spegnere la luce quando si esce dalla stanza e staccare i dispositivi in stand-by. La dieta energetica prevede anche un uso minore del condizionatore in estate per l'84% degli italiani e ancora
di più per l'87% del riscaldamento in inverno e poi l'83% ottimizza l'uso della lavatrice e o della lavastoviglie, il 72% l'uso del piano cottura che sia a gas o a induzione o elettrico e il forno per cucinare. Una dieta energetica che però non è stata facile per tutti, la riduzione dei consumi è stata indigesta soprattutto per i gruppi sociali più vulnerabili. E al volo non potevamo non richiamare all'attenzione anche l'ultima vittoria di Sinner, avvenuta ieri sera alle semifinali, ha raggiunto le semifinali dell'ATP Finals e Sinner è diventato negli ultimi 5 giorni, come scrive Gaia Piccardi in questo pezzo del Corriere della Sera, il tennista in grado di cambiare i palinsesti televisivi, scomodare stelle nostrane dello sport, far palpitare l'Italia. Un giovedì notte che profuma di storia, diventa anche il primo azzurro capace di arrivare in semifinale alle ATP Finals in 53 anni del torneo dei maestri. C'è un po' di stanchezza, dice, non è stato facile tornare a giocare dopo le emozioni del match che ha vinto con Djokovic, sono entrato in campo più teso e agitato, dirà alla fine. E appunto una grande partita, un match difficile anche a causa dei dolori alla schiena, infatti per chi ha seguito la partita si è visto proprio Sinner che spesse volte si è proprio toccato la schiena, però insomma è nella storia l'unico italiano in semifinale e lo seguiremo anche nelle prossime partite. Controlliamo se ci sono aggiornamenti significativi. Sì, le forze israeliane avrebbero chiesto lo sgombero dell'ospedale Ibn Sina a Jenin, Cisgiordania, lo affermano fonti locali citate dall'agenzia palestinese Wafa, secondo cui i militari israeliani avrebbero circondato all'alba di oggi l'ospedale, perquisito le ambulanze e chiesto lo sgombero della struttura tramite annunci con gli altoparlanti. Secondo le fonti, i paramedici sarebbero stati costretti a uscire dall'ospedale con le mani in alto per poi essere perquisiti nel cortile e sarebbero stati anche interrogati. A più tardi per altri aggiornamenti. Grazie Paola, e dunque davvero un magnifico Sinner con i suoi magnifici 22 anni, caro Tony. Eh già. Noi, cara Maria Pia, siamo in addirittura d'arrivo per il prossimo ospite, ma adesso dobbiamo fermarci qualche istante per la pubblicità, ma non andate via perché ritorniamo subito insieme, magari anche con le vostre foto che ci stanno arrivando anche oggi. Grazie sempre per il vostro affetto. E come promesso siamo ritornati subito insieme con il nostro nuovo ospite, si tratta della presidente del Banco Alimentare di Foggia, Stefania Menduno. Buongiorno Stefania, ben trovata. Buongiorno e grazie per averci invitato. Con me in studio c'è Maria Pia Picciafuoco che ti chiederà subito come mai siamo in collegamento con te oggi. Ben trovata! Certo. Volevo subito fare anch'io, poi anzi aspetto dopo, un collegamento con la vostra storia. Ma intanto parliamo della contingenza, come vi state preparando, che cosa state facendo, come va con la generosità? Con la generosità va sempre bene e, come diciamo spesso, il territorio, il nostro territorio, magari è ultimo in tante classifiche, ma è primo in generosità, perché i dati dell'evento che vivremo domani, cioè la colletta alimentare, hanno risposto in maniera sorprendente, perché come è aumentato il bisogno, così è aumentata anche la generosità di tutta la provincia di Foggia. E questo è un dato che ci fa assolutamente piacere, come diceva appunto solo qualche istante fa, domani c'è un grande appuntamento con la solidarietà che è la colletta alimentare. Da quanti anni si svolge questa importante manifestazione? Allora, questo è il 27° anno e la colletta alimentare è nata come evento e come proposta a tutti gli italiani qualche anno dopo la nascita del primo banco alimentare, e proprio perché si è vista la bellezza dell'esperienza del banco alimentare la si è voluta proporre a tutti gli italiani, e Don Giussani, fondatore del banco alimentare insieme al cavaliere Danilo Fossati, ha voluto un gesto di carità popolare semplicissimo, come ha detto
adesso diremo, che fosse appunto alla portata di tutti e che desse a tutti la sensazione e facesse fare l'esperienza di quanto sia bello vivere con un cuore aperto al dono. E davvero mi hai preceduto, cara Stefania, perché volevo ricollegarmi, visto che prima siamo andati in Lombardia pochi minuti fa, sempre per questioni di generosità con l'Unitalsi, proprio al fatto che un grande lombardo come Don Luigi Giussani ci ha messo lo zampino, ma soprattutto il presidente di quella che era una grande azienda, la Star, il presidente Fossati, che tu hai voluto citare. Certo, le cose sono molto cambiate. Secondo te, in che senso i grandi imprenditori fanno di più e meglio o viceversa? Secondo me le cose sono cambiate, ma oserei dire quasi in meglio. Voglio essere positiva, perché rispetto al modello di economia che si viveva negli anni in cui è iniziato l'esperienza del banco alimentare, oggi siamo tutti un po' più sensibili. Prima il modello era produco, consumo, butto. Oggi non è più così. E l'economia circolare, che è un'economia, un modello di sistema economico che prevede il riutilizzo, la lotta allo spreco in qualsiasi dimensione, è ovvio che ci deve per forza trovare tutti alleati, perché l'imprenditore che nel magazzino ha della merce deve per forza trovare un interlocutore come il banco che possa dare nuovo valore, nuova vita a questa merce che altrimenti andrebbe buttata. Così come anche da un punto di vista legislativo si sono fatti tanti passi avanti, anche grazie all'esperienza del banco alimentare, con la legge del buon samaritano, con la legge Gadda. Diciamo che oggi siamo tutti più consapevoli di essere sulla stessa barca, per cui l'economia circolare richiede quell'elemento di fiducia e di collaborazione che altrimenti senza tutti gli attori protagonisti non porterebbe da nessuna parte. Ecco, stiamo vedendo tante immagini sia dal vivo che quelle che ci sta proponendo la regia. Il fil rouge di questo evento è questo colore arancio che esprime bene entusiasmo, energia, partecipazione, perché un'altra peculiarità del vostro evento è il coinvolgimento di tanti volontari. Tantissimi. Allora, a livello nazionale, io leggo i dati perché ce ne sono sia quelli locali che quelli nazionali. Consideriamo che la colletta alimentare del 2023 vede la partecipazione in tutta Italia di 14.000 supermercati con 150.000 volontari. I dati locali anche sono in crescita. Per il Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli e per la nostra parte di Italia si parla di 73 supermercati distribuiti in tutta la provincia, anche in parte della Basilicata, fino ad arrivare a Canosa di Puglia. Quindi domani cosa può fare chi non ha mai partecipato a questa iniziativa? Allora, domani chi non ha mai partecipato può, da una parte abbiamo ancora tempo per inserire nuovi volontari, per cui il mio invito è anche magari a contattarci sul sito dedicato alla colletta alimentare www.collettaalimentare.it. C'è un form che può essere compilato dove si può richiedere di diventare volontario della colletta. Il gesto, come dicevo prima, è semplicissimo. Si tratta di indossare la nostra pettorina, anche questa, come vedete, arancione, che distinguerà i volontari davanti ai supermercati, e si può donare o il proprio tempo ma anche la propria generosità. Per cui si chiederà alle persone che vanno a fare la spesa di acquistare qualcosa per il banco alimentare e quindi per i più bisognosi. Consideriamo che il Banco Alimentare della Daunia ha 120 strutture del territorio, strutture caritative convenzionate gratuitamente con il banco, che ricevono in modo continuativo e costante gli alimenti e che riescono così a sostenere il fabbisogno di oltre 20.000 persone. Ha già risposto alla domanda che avevo preparato successiva, cioè chi vuol sapere poi come va a finire tutto, come può saperlo, e voi in effetti avete già dato ampi rendiconti. Del resto tutto sì, ma non solo.
Prego. Chi vuole continuare anche a sapere poi i risultati della colletta alimentare, la nostra attività è sempre documentata e raccontata sui nostri canali social, quindi sia su Facebook che su Instagram. Chi vuole continuare a seguirci, quasi giornalmente ci sono eventi che ci coinvolgono sul territorio e anche lì saranno pubblicati i nuovi dati della colletta alimentare 2023, sia a livello nazionale ma anche a livello locale. Molto bene, Presidente, noi la ringraziamo per questa ventata di energia, di altruismo, di generosità che fa sicuramente bene. Oggi esce il rapporto Caritas Italiana proprio sulla povertà e sappiamo che sono tante le persone che hanno bisogno di supporto, per cui il vostro lavoro diventa davvero prezioso. Io ringrazio voi perché, come dicevo, siamo tutti sulla stessa barca e anche l'informazione fa la sua parte, quindi grazie di cuore. Sempre presenti per queste belle cose. Grazie ancora e buon lavoro. Io ne approfitto per ringraziare anche Danila Paradiso che sta supportando il progetto, non soltanto rimboccandosi le maniche, ma anche facendo, ecco, da sponda sul lato comunicazione. Preziosissima. Grazie. Bene, allora buon lavoro, appuntamento per tutti a domani nei supermercati, nei negozi che aderiscono all'iniziativa della colletta alimentare. Facciamo la nostra parte perché un piccolo gesto da parte di ognuno di noi, Maria Pia, può fare davvero la differenza. E speriamo di cambiare veramente in ogni senso, perché prima anche con Paola vedevamo come c'è una grande disponibilità degli italiani a fare di più per risparmiare energia e proprio per pensare in fondo di più al futuro e come ricordavi tu, ancora abbiamo in Italia la povertà come fenomeno non certo di piccole nicchie, tant'è vero che tra l'altro ne riparleremo perché domenica è anche la giornata mondiale lanciata da Papa Francesco ormai diversi anni or sono dei poveri, quindi guardiamo anche le persone in faccia. Ora abbiamo qualche minuto, cara Maria Pia, per dedicarci agli amici che ci hanno inviato le loro cartoline digitali al nostro numero WhatsApp 331-737-8033. In questa mattinata affollata da tanti argomenti importanti, ci scusiamo se non potremo condividere tante foto, ma poi sapete, no, che ogni giorno è un po' diverso, per cui quello che non vediamo oggi magari lo recupereremo domani. Appena vedo nello schermo alle nostre spalle la prima foto che la regia ha selezionato per noi, la potremmo anche citare. È uno scatto che ecco, lo vedo nel nostro schermo, è il buongiorno che ci arriva da Maria Luisa con un tramonto, il tramonto nella laguna del Lusenzo, molto bello, grazie Maria Luisa. Poi abbiamo uno scorcio di Aci Castello, siamo in provincia di Catania, a inviarcelo è Filippo, davvero suggestivo, ha scelto questo angolo prospettico molto interessante. Invece quello che stiamo vedendo adesso è il sorgere del sole da Milano, esattamente dalla finestra di Lia, anche Lia che ringraziamo e salutiamo con affetto. Questo invece è uno scatto che ci manda la nostra amica Elisa e raffigura la chiesa San Francesco di Paola. Bene, Maria Pia, direi che possiamo fermarci un attimo. Sì, noi tra poco cambieremo completamente argomento, sì. Grazie a te, ma parleremo di nuovo di vita quotidiana, di voglia di risparmio, perché i consigli appunto sono anche in questo senso, e parleremo anche di salute. Tutto questo con cose buone e giuste, ma intanto linea alla regia per un'altra pausa pubblicitaria. Ho
Oggi prepareremo con Chef Max un piatto a base di carne, quindi un secondo piatto. Di che cosa si tratta, Chef? La rianata di agnello, un piatto tipico della tradizione garganica che ha delle sfaccettature differenti per ogni paese a cui ci approcciamo. Perché può essere condito in modi diversi? In modi diversi, con ingredienti differenti. Ok, andiamo a vedere come si fa. Andiamo in cucina. Oggi prepariamo un piatto tipico della cucina pugliese. Sul Gargano ogni paese ha la sua ricetta e ogni paese ha la sua diversità. Noi la prepareremo a modo mio. Faremo una rianata di agnello, nient'altro che la tiella di agnello al forno con le patate. Abbiamo bisogno di svariati ingredienti per preparare questo piatto. Iniziamo con la mondatura delle patate. Che verranno poi tagliate a spicchi insieme a dei pomodorini, e inizieremo la cottura di questo piatto proprio con la cottura di questi due ingredienti. Quindi, patata, la taglio a spicchi. Metto da parte pomodorini che taglio in quattro, e lascio sempre da parte. In una padella iniziamo a mettere dell'olio extravergine d'oliva, una foglia di alloro, uno spicchio d'aglio intero e del peperoncino. Facciamo rosolare l'aglio e una volta rosolato andiamo ad aggiungere i pomodorini in cottura insieme alle patate. C'è chi questo piatto lo prepara direttamente in forno. Io preferisco fare un passaggio prima in padella per dare un po' di cottura alla patata, che poi completerà la sua cottura ovviamente in forno. Eccoci che l'aglio sta rosolando, andiamo ad aggiungere i pomodorini. E le patate tagliate a spicchi. Aggiungiamo un po' d'acqua e lasciamo cuocere leggermente le patate e i pomodorini. Saliamo le patate e i pomodorini. Dopo circa 10 minuti, quando i pomodorini si saranno appassiti e le patate leggermente cotte, andiamo ad aggiungere le nostre costolette di agnello. Facciamo rosolare da ambo i lati. Una volta che saranno scottate, andiamo a sfumare il tutto con del vino bianco. Facciamo evaporare il vino. A fiamma non troppo vivace.
andiamo a condire con dell'altro sale, dell'origano fresco, e del pepe. Adagiamo un coperchio sulla nostra padella e continuiamo la cottura per circa 10 minuti. Franti, le patate si sono rosolate insieme ai pomodorini, insieme all'agnello. Adagiamo il tutto in una teglia, quindi la carne con le patate, i pomodorini e tutto il sughetto di cottura. Adagiamoli per bene all'interno della nostra teglia e andiamo a completare con del formaggio pecorino, del prezzemolo fresco e andiamo ad infornare a 170 gradi per circa 20 minuti. Ricetta, peraltro tipica del nostro territorio, ritroviamo le patate. Infatti le patate vanno a completare il profilo nutrizionale del piatto. Le patate appartengono alla famiglia delle solanacee e sono dei tuberi. Essendo dei tuberi, la pianta tende a stoccare le riserve nutritive che essa stessa produce. Sono molto amati in cucina, ma dobbiamo tener conto che la maggior parte del loro peso è rappresentato da acqua, ma anche da carboidrati, come per esempio amidi. Infatti su 100 g di prodotto ritroviamo circa 20 g di carboidrati complessi sotto forma di amido, poche proteine, circa 2 g e pochissimi lipidi. Essendo ricca di carboidrati, però non è un alimento ipercalorico, infatti apporta circa 85 kcal per 100 g di prodotto. È bene considerare però che le patate non devono essere un contorno, bensì un sostituto di un altro tipo di cereale, essendo ricco di amido, quindi non è uguale a un contorno di ortaggio o di verdura. Le patate sono ricche di potassio, infatti aiutano al buon funzionamento dell'organismo anche a livello muscolare, ed è povera di sodio. Sono ricche in antiossidanti, ricordiamo il beta-carotene, la luteina, la zeaxantina e l'acido clorogenico. Le patate hanno un alto indice glicemico superiore a quello della pasta e del pane, ma parlare del solo indice glicemico è riduttivo. Infatti bisogna tenere conto del carico glicemico, ovvero della quantità reale di zuccheri presente nella nostra porzione. Non bisogna eliminare le patate dal nostro menù settimanale solo per l'indice glicemico. Piuttosto il mio consiglio è quello di consumare le patate con la buccia, perché la buccia, oltre a contenere una serie di antiossidanti che vanno a sostenere il nostro sistema immunitario e comunque l'organismo, va a ridurre l'innalzamento glicemico che si verifica in seguito al pasto. Venti minuti sono passati e andiamo a controllare se la nostra rianata è pronta. Occhio a non scottarvi. Wow! Come vi dicevo prima, ci sono varie versioni, quella più brodolosa, quella meno brodolosa, quella con i funghi, quella con i lampacioni. Ogni paese del Gargano ha la sua ricetta tipica di questo piatto. Voi provate a fare questa a casa.
Ed ecco qua la nostra arenata di agnello. Buon appetito. Chef, questo piatto veniva utilizzato nella tradizione per uno scopo particolare, ti ricordi quale? Decisamente sì, si faceva la rianata quando si faceva la traciuta. Che cos'è la traciuta? Sostanzialmente è quando uno sposo, la famiglia di uno sposo andava a conoscere la famiglia della futura sposa. Un piatto che unisce dunque, provate a farlo anche voi e sicuramente ne rimarrete soddisfatti. La rianata! Alla prossima puntata! Ed eccoci di nuovo in diretta, è già pronta per noi Paola Russo. A te Paola, grazie. Sì, eccomi di nuovo, ben trovati e partiamo subito con un aggiornamento che riguarda lo sciopero di oggi, venerdì 17, sciopero iniziato alle 9, quindi esattamente 28 minuti fa, scioperi e manifestazioni previste da CGIL e UIL per contestare la manovra economica del governo. Fino alle 13, dalle 9 si ferma il trasporto ferroviario, passeggeri e merci, il trasporto pubblico locale e il trasporto marittimo, in sciopero dalle 9 alle 13 anche i vigili del fuoco. Il personale di strada e autostrade invece si ferma le ultime 4 ore per ogni turno di lavoro, ricompreso tra mezzanotte e un minuto e mezzanotte di venerdì 17 novembre. Incrociano invece le braccia per 8 ore i lavoratori della scuola e quelli del pubblico impiego. Per i trasporti comunque non sarà uno sciopero uniforme, in molte città italiane infatti lo sciopero si conclude un'ora o mezz'ora prima. E abbiamo anche un altro aggiornamento che riguarda la sfera economica: spread in ulteriore calo in avvio di giornata, scende a 174 punti base. E concludiamo con un appuntamento domenica 19 novembre a Cagliari, la Passillara per i giardini della Città del Sole, una visita guidata unica e salutare, camminare per le aree verdi archeologiche del capoluogo sardo. Guide esperte racconteranno passo dopo passo la storia tra le bellezze della città, aneddoti e leggende, tra le tappe, l'orto botanico, i giardini dei Cappuccini e i giardini pubblici dai quali si partirà. Quindi appuntamento domenica 19 novembre a Cagliari con città sotterranea, orti e giardini. Non ci sono altre notizie, vi restituisco la linea. Grazie Paola, e certo parlare di Cagliari significa parlare di aria buona. Tutti sanno che Buenos Aires nasce proprio dalla Madonna di Cagliari, il Papa lo ha ricordato tante volte, Papa Francesco. Abbiamo parlato anche di appuntamenti, caro Tony, noi ne vogliamo segnalare uno per questa sera sulla nostra emittente alle 22. Intanto volevo salutare tutti gli amici che ci seguono dalla Sardegna, che sono numerosissimi, da Cagliari poi in maniera particolare ci sono quei bei posti che forse sono meno conosciuti della Sardegna nel nord, ma che sono sempre molto altrettanto belli e suggestivi. Per esempio Villa Simius, non so se ci sei mai stata, veramente. No, purtroppo, conosco poco, veramente, devo rimediare, ma conosco molto attraverso i nostri telespettatori. Sì, da Villa Simius non abbiamo ricevuto foto, però, per cui vi invito a farci qualche scatto a da quelle parti. A proposito di località che però non so collocare in questo momento sulla cartina, pensa che da ragazzine a scuola ci facevano avere un amico o amica di penna, e io ne avevo una a Perdas de Fogo, ma poi non ci sono più stata, e si chiamava come me, Maria Pia, chissà. Ciao Maria Pia. La potessi ritrovare dopo tanti anni. Ti salutiamo a prescindere. Tu facevi invece riferimento ad un appuntamento sulla nostra TV per stasera, andrai in onda alle ore 22 l'edizione integrale, il video integrale del premio giornalistico
Atri un premio particolare perché ha visto la presenza anche di persone a noi care, Maria Pia. Certamente, quando si parla di divulgazione di Padre Pio, il nostro direttore ovviamente è, come dire, un bersaglio mobile per tutti coloro che vogliono azzeccare questo, questo binomio, comunicazione e Padre Pio. Ma c'è anche un grande amico fra Guglielmo Alimonti, che per i gruppi di preghiera ha dato tutta la sua vita e continua a darla, che il Signore gli dia ancora tanti anni. Quindi noi andiamo a vedere un piccolo estratto della premiazione sia di Fra Guglielmo che di Stefano Campanella. Premio speciale a Padre Guglielmo Alimonti. Leggiamo la motivazione. Per essersi distinto quale religioso e discepolo di Padre Pio nell'attività a favore dell'intera comunità delle persone sofferenti e bisognosi con la continua ed incessante divulgazione della parola di Dio. Bravo! Ecco qui che arriva Padre Guglielmo Alimonti. Accogliamo sul palco. Prego, si accomodi. Prego, prego. Un premio giornalistico, come quello che svolge ogni anno la città di Atri, con un pensiero a Padre Pio. Io ho preparato un pensiero scritto per essere bene, più ordinato e preciso. Comunque, dico solo, raccogliendo le impressioni dall'inizio finora, ho potuto constatare con mia grande gioia che la realtà del pensiero è sempre un monumento importante che dura più del bronzo. Le idee che qui questa sera abbiamo dibattute sono idee che costituiscono l'ossatura della nostra civiltà e man mano anche della nostra società. Per cui grazie, grazie a voi, grazie a Marino, grazie a tutti quelli che hanno collaborato, ma lo dirò meglio dopo, a questa realizzazione. Che cosa aveva scritto? Saluto tutti i presenti, ma in modo particolare i membri della giuria del concorso nazionale Premio Atri. Congratulazioni per questa eccezionale iniziativa che raccoglie, promuove e illustra la storia di una civiltà e le dinamiche di un popolo verso ambite mete di cultura, di fede e di opere sociali. Questo teatro è un segno della mente che ha lavorato, e dico così, prendendo insieme tutta una città, per realizzare questo segno che adesso passa nelle generazioni. Quindi è vero che il pensiero alla fine costruisce, è una spinta all'intelletto e al cuore di tutti quelli che hanno il culto di ciò che è vero, che è bello, che è giusto. A voi e ad ogni figlio di Atri, come vostro concittadino onorario, il mio compiacimento e il mio ringraziamento. Come detto, al premio giornalistico Atri ha ricevuto un premio e un prezioso riconoscimento anche il nostro direttore Stefano Campanella, e anche in questo caso un estratto della sua premiazione, perché il video integrale di tutto il premio andrà in onda stasera alle 22. Prego la regia. Allora adesso invito qui sul palco il senatore Etel Sigismondi per procedere alla consegna del premio alla carriera al direttore di Padre Pio TV, Stefano Campanella.
ecco qui che ci raggiungono sul palco. In qualità di direttore dell'emittente televisiva Padre Pio TV, ha contribuito con rara capacità espositiva e un linguaggio fruibile a tutti a far conoscere nel mondo la parola e le opere del santo di Pietrelcina. E facciamo la consegna. Mi sentite? Sì. Sì, prego. Allora io prendo questo applauso e ringrazio per l'applauso, per il premio, ma ringrazio non a nome mio personale, bensì, mi perdonerete se ripeterò qualcosa che avete già sentito, a nome dell'intera squadra, perché quello che abbiamo raggiunto è un traguardo di un lavoro di squadra. E in questa squadra voglio includere non soltanto coloro che condividono con me le fatiche della redazione, ma anche Fran Nicola, che sta al di sopra di noi e che è in questa sala, non so dove nascosto, ma voglio includere anche chi sta al di sopra di Fran Nicola, e cioè Padre Pio. Perché noi in pochissimo tempo, in 23 anni, siamo passati da una piccola radio ad una emittente televisiva che oggi, oltre a trasmettere in tutta Italia, in tutta Europa, trasmette anche su una IPTV in Stati Uniti, Canada e Oceania, trasmette via internet in tutto il mondo, e tutto questo senza finanziatori. L'unico nostro mecenate è stato Padre Pio, perché ad ogni porta alla quale abbiamo bussato temerariamente in questi 23 anni, dall'altra parte trovavamo qualcuno disposto a darci una mano, sempre nella legalità, lo dico alle autorità giudiziarie presenti, ma ci hanno sempre indirizzato, aiutato, dato tutto il supporto necessario per consentirci di fare questo grande percorso, perché magari c'era la mamma che era devota di Padre Pio, la zia che era nostra telespettatrice. Quindi davvero abbiamo sentito Padre Pio che ci ha accompagnato in questo percorso per portare la parola di Dio in tante case. E adesso il prossimo traguardo che grazie a Padre Pio stiamo per raggiungere, aprire la nostra programmazione al tema della sostenibilità cristiana, al messaggio che da Francesco d'Assisi oggi viene rilanciato da Francesco da Buenos Aires, il nostro Papa Francesco, e che ha bisogno di essere veicolato in una cultura in cui l'economia, se non ritrova quella moralità, ci riporterà a nuove crisi come quella i cui effetti ancora stiamo patendo, aggravati dai fatti che abbiamo appena ricordato, e le cui spese vengono fatte soprattutto dai più poveri. Grazie, complimenti per il premio alla carriera. Stefano Campanella, Padre Pio TV. Senatore, prego. Sì, grazie, direttore. Io sono onorato di poterle consegnare questo premio per l'opera che la sua emittente fa, che come ha potuto anche lei descrivere si sta espandendo di giorno in giorno per raccontare l'opera di Padre Pio, ma soprattutto per l'opera che fa per tanti fedeli, soprattutto quelli che si trovano più in difficoltà, i più fragili, che non possono uscire e avere una parola di conforto che arriva direttamente nelle case. È un messaggio importantissimo, quindi grazie veramente di cuore per quello che fate quotidianamente, e grazie anche per l'invito e all'amministrazione comunale, alla famiglia Spada, per questa iniziativa, perché più volte quest'oggi si è parlato anche delle difficoltà, delle grandi trasformazioni che sta subendo il mondo del giornalismo, un giornalismo che sicuramente sopravviverà a queste sfide quando il giornalismo è di qualità, e in questi momenti si premia il giornalismo di qualità. Quindi grazie per il lavoro che fate, che è veramente un punto di riferimento importante per tutto il giornalismo d'Italia. Grazie. Grazie, grazie. Appuntamento quindi alle ore 22 di questa sera. Intanto siamo pronti, caro Tony, credo, a dare ancora spazio, sia pure brevemente, ai nostri telespettatori. Sì, sì, sì. Intanto ci tenevo a ringraziare il nostro direttore Stefano, certo, Campanella, che ricevendo questo prestigioso premio ha coinvolto anche tutti noi che lavoriamo quotidianamente a Padre Pio TV, e ringraziamo tutti quanti voi che ci seguite da casa con affetto e che oggi, anche oggi, ci avete inviato un sacco di cartoline. Ci scusiamo se non riusciremo a condividerle
tutte. La giornata è stata densa di contenuti e appuntamenti, però vogliamo salutare Maria Concetta che ci manda un caloroso buongiorno da Ragusa. Ma con... che bello, sembra un quadro. No, chiedo scusa, questa è la foto che ci manda Pasquale da Roma. Anche la bellissima pineta di Sant'Anna si veste d'autunno, ci scrive Pasquale che ci manda questa bella foto. Adesso ci sarebbe da capire però quale posto di Roma è, perché vedevo quello un lago. Non lo conosco, no? È un lago o un mare. Pasquale, non ci fare scherzi. Poi Maria Concetta, che come dicevo invece ci scrive da Ragusa e ci manda questo bellissimo scatto dalla strada. Grazie Maria Concetta. Un'altra bella foto scattata solo ieri pomeriggio, ce la manda Rosaria da Lecce, e quello che è raffigurato sullo sfondo è il torrione di Torre dell'Orso. Grazie Rosaria, veramente una bella foto. E poi invece andiamo nel giardino di Teresa da Palma Campania, dove un padre Pio benedicente ci saluta tutti quanti. E poi la chiesa della Madonna delle Grazie, fondata da Fra Nazareno da Pula, amico di padre Pio, in questo scatto di Valeria da Sestu. Ho sentito bene, da Pula, quindi siamo tornati in Sardegna. Sì, esatto. E adesso credo che però non abbiamo più molto tempo, magari altre due foto Maria Pia, consentimi, perché sono molto belle, i fenicotteri alle ex saline di Augusta, in questo scatto inviatoci da Francesca. Sì, grazie, imperdibile, molto bello scatto. E chiudiamo con uno scatto autunnale da una casa in campagna, grazie a Elisa da San Fiorano. Quanta anche questa poesia, veramente, sì, grazie. Sì, sì, sì. Andiamo subito adesso a scoprire quello che ci racconta e ci raccomanda Don Francesco Armenti. Oggi vorrei consigliare ancora a tutti un altro, diciamo, testo che ci può aiutare sulla preghiera, e non solo sulla preghiera. Cassiano, padre della Chiesa e scrittore, certamente cristiano, ha scritto un trattato sulla preghiera. E Cassiano certamente è una delle figure che più ha dato, direi, una svolta alla mistica cristiana. E questo da un lato ci dimostra, che la mistica cristiana, o meglio, la preghiera, è stato un tema da sempre dibattuto nella Chiesa, tra i padri della Chiesa, tra i teologi di ogni tempo, tra i maestri di spiritualità, ma anche, potremmo dire, anche tra i non credenti. Nel nostro tempo contemporaneo, per esempio, ci sono degli ottimi testi, addirittura il cardinale Carlo Maria Martini ha in un certo senso attivato un dialogo con i non credenti nella sua famosa cattedra dei non credenti sulla preghiera, e non soltanto sulla preghiera. Bene, Cassiano che cosa ci dice? Ci dice che la preghiera deve avere uno stile semplice, e che noi nella preghiera non ci dobbiamo preoccupare di addottorarci o di arrivare a una laurea sulla preghiera, no, ma dobbiamo preoccuparci di accogliere la nostra povertà così com'è.
D'altronde, se noi prendiamo le preghiere nel Vangelo, sono tutte preghiere molto semplici e molto secche. Per esempio, se prendiamo il Vangelo di Luca, che è tutto un invito alla preghiera, bene, è tutto un invito a imparare a pregare guardando al Maestro che è Gesù, e per esempio lì troviamo un modo di pregare molto semplice, come il pubblicano nel Vangelo. Signore, abbi pietà di me che sono peccatore, punto. Il pubblicano nella sua preghiera raccomanda, o meglio, accoglie la sua povertà. Signore, ricordati di me che sono un peccatore. Non ci vogliono troppe parole. Come abbiamo detto, Dio sa e conosce più di noi stessi ciò di cui noi abbiamo bisogno. E la più bella preghiera è presentarsi dinanzi a Gesù, dinanzi al Padre, nello Spirito Santo, con la nostra povertà, con le nostre fragilità, con la nostra speranza, con le nostre aspirazioni. Fate un esercizio in questi giorni. Andate a prendere le preghiere nel Vangelo e vi renderete conto che sono tutte corte, profonde e autentiche. Noi ci vediamo domani. Pare Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Abbiamo giusto il tempo dei saluti, ormai avete compreso che spessissimo ci capita di chiudere proprio con la bella e attesa da parte di tutti, rubrica di Francesco Bosco dedicata a Un Minuto con Padre Pio. Intanto un grazie a tutti voi, a Toni e ai nostri tecnici. Grazie a te Maria Pia, grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi, l'appuntamento è a domani sempre su Padre Pio TV. Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'ingresso del convento, accanto alla foresteria e accanto al chiostro. Questo una volta era tutto aperto. Per raccontarvi quello che accadeva proprio in questo punto del convento, ce lo racconta Maria Vinosca, che ha scritto questo libro quando Padre Pio era in vita, e lei racconta quello che accadeva proprio qui. Beh, qui c'erano solo delle persone un po' tra virgolette raccomandate da qualcuno, da qualche frate. Sul sagrato della chiesa c'era Maria Pair che l'attendeva, quindi la portava proprio qui. Mi spinge verso la porta che mena al convento, suona, un frate socchiude: ah, siete voi. Nello stretto corridoio che in fondo biforca verso il convento, quindi è verso la chiesa, quindi questo corridoio, ci sono molte persone che aspettano proprio qui. Riconosco qualcuno che avevo già visto all'interno della chiesa il giorno prima. Il frate portinaio passa e ripassa con un'aria severa, dice, poi si rasserena. Improvvisamente si ode una voce: viene, viene, sta arrivando. Ecco, un brusco fremito attraversa il nostro gruppo che si precipita subito avanti. Piano piano, dice il frate portinaio, un frate, poi un altro, attraversando il corridoio per andare in chiesa. Quelli che vengono dopo sono immediatamente bloccati. Intorno a Padre Pio, ecco, lui passa sorridente, bonario, semplicissimo, affabilissimo. Scrive Maria, un frate qualunque. Noi siamo tutti in giro come pulcini intorno alla chioccia, chi in piedi, chi in ginocchio, senza cerimonie né protocollo, parliamo tutti insieme, ognuno domanda qualcosa. Padre Pio si difende quando chiedono delle grazie: domandate a Dio, non a me. Poi accarezza un bambino rivolgendosi ai genitori dicendo: avete visto, avevo ragione. Essi poi lo ringraziano.
Il suo aspetto non ha nulla di un santo romantico, con la barba leggermente brizzolata, la carnagione fresca con qualche ruga, il comportamento eretto, i movimenti rapidi, non dimostra certo l'età che ha. Lui ha 68 anni. E voi, mi chiede, rivolgendosi proprio a me, scrive Maria, faccio una domanda, mi risponde esattamente in 3 parole, è semplicemente come un buongiorno. Ed è ciò che mi occorreva. Poi mi inginocchio chiedendogli la benedizione, le mani quasi interamente coperte dai rozzi mezzi guanti mi si posano un istante sulla testa. Provo una strana sensazione, sembrava una scarica elettrica. Ho saputo poi che questa impressione di scossa, di questo fluido misterioso, è una cosa comune, allorché Padre Pio, per benedire, posa appunto le mani sulla testa. Tutto questo incontro clandestino, e sì, perché mi sento una privilegiata, non è durato che alcuni brevi minuti e già il padre poi prosegue il suo cammino con un passo esitante degli infermi.